Oggi vi portiamo al flea market, una sorta di mercato delle pulci, che però in realtà è qualcosa di più, dal momento che all'interno di questo mercato c'è una serie di bar, ristoranti e negozi. Qui abbiamo piante in contenitori del tutto particolari. E qui oggetti di produzione americana. Basta girare alla nostra sinistra e troviamo degli altri stand in cui si vendono oggetti di produzione africana, e girando sulla destra uno spazio amplissimo dove un DJ fa musica. Qui all'interno si balla, la sera si balla in questo spazio. Caratteristica della zona è la presenza di bar, punti di ristorazione, frammisti, praticamente forma un tutt'uno. Facciamo fare un giro. Caratteristico questo cartello dove è scritto: non puoi comprare la felicità, ma puoi comprare una birra, è la stessa cosa. Qui puoi comprare anche borse. Proseguiamo il nostro giro. E qui si vendono abiti frammisti a cibo. Cibo e abiti. E andiamo qui. Non vi allarmi a fare. Dennis è uno molto famoso come artista. Lui è famoso per i matatu, il suo disegno è distintivo, sono i matatu. Quindi è diventato famoso per questi quadri qua, che sono stampe poi. Queste sono stampe, ma lui fa anche quelle originali. Like in everything. Ha detto che lo devi andare a trovare lo studio. When you are at the studio? Every day, but mostly the best time afternoon. Every day? Yeah. At what time? The best time afternoon. Un artista molto quotato presente qui, in questo angolo di Nairobi, dove si vende di tutto, come questi abiti, e si mangia abiti distribuiti dappertutto. Tutto materiale fatto rigorosamente in Africa. Thank you.
Ah, Embor. Yes. That is Embor. This one is important, yes. What made in Africa? What's made in Africa? She makes stuff. She's a designer. Hi. What? Yeah, so this is made in continuando il nostro giro, dobbiamo fare abiti e tavoli e c'è chi si mette in posa per una foto artistica. Da qui è possibile vedere un panorama di questa area dedicata al cibo e alla vendita di oggetti prodotti in Africa, ma come avete sentito anche importati. È qualcosa di particolare da vedere a Nairobi.